Carissimi amici, buon mattino, qui il vostro Lucio per l'Italia d'America sul canale 13. Abbiamo visto il primo tempo della Predicalcio in diretta dall'Italia. Ebbene, in questi pochi minuti che abbiamo a disposizione, vogliamo parlare con padre Arturo Donofrio, padre Arturo, il padre Leo Panelli, che è qui nel nostro studio con noi. Nuovamente, padre Arturo, Ecco, tanto grazie, lieto che può grazie essere qui con noi e con i nostri caro telespettatori. Lucio, grazie a tutti quanti i tuoi amici, componenti di questa stazione 13, canale 13, e che mi metti in contatto immediato con tutti quanti, la famiglia dei nostri amici benefattori di New Britain, di Hartford e tante altre zone dove arriva la vostra voce, anche il campo d'onde. Che cosa devo dirvi? Che io sono così commosso perché proprio adesso ho terminato la Santa Messa e l'ho terminata proprio, e ho celebrato la Santa Messa proprio per tutti i nostri amici e benefattori, per quelli che sono stati presenti non soltanto, ma anche per gli assenti. Ho fatto appunto un'intenzione generale per i benefattori vivi ed anche per i nostri cari defunti, anche perché, come già avete saputo, io ho celebrato la Santa Messa, il mio 50° di sacerdozio. Il giubileo sacerdotale non soltanto l'ho celebrato con i miei ragazzi più poveri della Colombia, della Guatemala e del Salvador, ma anche e soprattutto per voi tutti, vorrei dire, è vero? Perché mi siete nel cuore in modo particolare. Sono tanti anni, sono circa 18 anni adesso che io vengo qui e trovo i vostri cuori sempre così generosi, così aperti, così sensibili. Mi commuove questa vostra sensibilità, questa vostra particolare partecipazione alla nostra opera. Voi partecipate e siete come membri della nostra famiglia, la grande famiglia di quelli che sostengono i nostri cari bambini più poveri, più bisognosi. Ecco perché, come posso io ringraziarvi? Soltanto con la preghiera. E la Vergine Santissima, consolatrice del Carpinelli, in questo anno Santo Mariano, dovrà effondere abbondantemente le sue grazie, le sue benedizioni sulle vostre famiglie, sulla tua, su quelle dei tuoi cari componenti, amici, su quelli che sostengono la nostra opera qui e in Italia e dappertutto. Voi soprattutto che ogni anno vi ricordate in quest'epoca, al mio ritorno dalla Colombia, di mandare la vostra offerta generosa sempre, perché frutto del vostro sacrificio, del vostro lavoro. Voi siete lavoratori, dovete veramente guadagnare il vostro pane onoratamente, vi ricordate anche dei più poveri. Grazie, ecco la sensibilità, ecco l'amore che fiorisce nei vostri cuori e che porta tanto beneficio ai nostri cari ragazzi più bisognosi. Caro Luce, questa mi pare che sia la festa più bella. Vorrei dire la partita che porta la vittoria, il bene fatto. Quando viviamo per Dio, quando facciamo quelli che possiamo aiutare i nostri bambini più poveri, ricordiamoci che se diamo uno, avremo il centuplo e la vita eterna. E ti parlo poca cosa. Tu cosa vuoi? Di più di questo? Eh no, più di questo non si Oh, può mi pare, avere, quindi, ma non penso si un pochino. può. Quindi si pare che è un investimento questo, veramente, vero? Portentoso, miracoloso. Dare uno e avere il centuplo e poi avere la vita eterna. Perciò cerchiamo di vivere con questa fede, così vive nel nostro cuore. E oggi dirò la Santa Messa anche per tutti i nostri fratelli di New Britain, nella famiglia dei Settaro, lì, Waterbury, ai Warbury, Waterbury. Poi Warbury. tardi questo pomeriggio Pomeriggio alle ore la chiesa di 17, Sant'Anna. oltre quello che abbiamo detto stamattina, adesso in Sant'Anna avrò anche nei fratelli di Warbury questa possibilità di poter incontrare tutti quegli amici lì, e per tutti avrò un pensiero particolare. Per tutti invoco grazie e benedizione, perché il Signore rimuneri abbondantemente e doni la pace, la serenità a tutte le nostre famiglie e i nostri cari, in modo speciale gli ammalati poi, e quelli che soffrono, i più anziani. Ecco, come hai saputo, stiamo costituendo la casa per gli anziani sotto il manto della Madonna Consolatrice lì a Visciano. Ecco, vorrei una domanda su questo, Dimmi, dimmi, dimmi. parlando della Casa casa degli degli anziani. anziani. Se qualcuno qui è interessato a poter risiedere in Ah, questa casa degli anziani, si chiaro, può o se non c'è si la può? possibilità, i posti, sì. Noi, questa casa sarà circa 100, ma quante ce ne sono due? Mentre nel terzo mondo aumentano i bambini. Nel quarto mondo nostro, come chiamiamo, nel primo mondo, quelli più ricchi aumentano purtroppo le persone anziane. Abbiamo tanto bisogno, ecco perché vi dicevo, anzi, vuoi sapere una cosa? Proprio stamattina, anzi ieri mattina, altri, come sono stato ospite dei padri della parrocchia di Santa Rita a Brooklyn, dove abbiamo avuto l'ordinazione di un novello sacerdote nostro, americano.
fatta dal vescovo di Brooklyn a Santa Rita. Ti pare poca cosa? Cosa abbiamo chiesto noi? La grazia di avere santi sacerdoti e santi collaboratori. Io sono convinto che qui anche sono dei giovani che vuole posso dare la loro mano per venirci ad aiutare. E poi ho trovato una signora, guarda, mi ha detto, io anch'io sarei disposta, però io sono più portata ad aiutare gli anziani che i bambini. Ebbene, dico, c'è posto anche per voi. Un anziano, la quale il signore diceva, io quando ero bambina avevo la vocazione, non ho potuto compiere questo passo di diventare una suora missionaria, e adesso posso diventare senz'altro per una collaboratrice in questo. Posso venire anche io ad aiutare gli anziani? Venite. Ora, com'è bello questo passo, questa collaborazione, soltanto di salario, ma anche di persone. Se ci fossero santi giovani, gioventù maschile e femminile, e anche persone più mature, le meno giovani, perché dice il Papa che non si vede mai vecchi. Quindi, allora, bisogna sentirsi giovani facendo il bene. Ecco perché la porta è aperta a tutti quanti. Siate i benvenuti, se avete bisogno di essere consigliati, vi consiglierò, scrivete e io vi aiuterò. Benissimo. La Madonna vi benedica e vi aiuti sempre. Tante Ti grazie. Pare una cosa poca di poca? Vabbè, caro, grazie. Luci, grazie. Continueremo poi con un altro messaggio domani sera. Va bene, dunque domani sera con un altro messaggio, dunque seguite il canale 13. Perché ci abbiamo ancora la messa vera sera. Abbiamo ancora altre cosette, dunque un altro messaggio domani sera. Carissimi amici. A tutti grazie e a te in modo speciale. No, tante benedizioni a tutti quanti, la Madonna vi sia sempre vicina come mamma e vi guidi sempre. Grazie a tutti, grazie. Amici, a più tardi, godetevi ora il secondo tempo della partita di calcio. Ciao.